Sotto il sole di Roma, il film che ha riscosso il più grande successo di critica e di pubblico alla Mostra Internazionale di Venezia. Roma de rosa chiara gioventù, che già passita e non fiorisce ancora. Canto che dei canti sei più bello, e navi facevo. La critica è stata unanime nel definire Sotto il sole di Roma il migliore film italiano. Sotto il sole di Roma è un film vero interpretato da gente vera. La protagonista è una ragazza di Trastevere che fa la magliaia. Eccola nel laboratorio dove è stata trovata da Castellani. Ed ecco il provino che ha sostenuto per interpretare il film. Adesso vi potrà forse interessare vedere come la scena del provino è stata realizzata. Lei è tosca. Perché? Sono stata a casa sua a cercarla, ma non c'era. A casa? E che voleva? Sono sue ste lettere. Le vorrebbe? Il protagonista è un bagnino di Ostia. Quando? Ecco il suo provino. Ho scaricato lei! A me non mi ha scaricato mai nessuno. Quello ho scaricato. Quando? Ed ecco la scena nel film. Stasera. Ho scaricato lei. A me non mi ha scaricato mai nessuno. Anche gli altri interpreti sono stati trovati tutti nelle strade e per le piazze. Sotto il sole di Roma vi presenta volti nuovi, umani, autentici in ogni loro fibra e in ogni loro sfumatura. Uno, due, destro, bene, dai! Vi presenta una Roma antiretorica, scanzonata, ironica e commovente. Alla Mostra di Venezia, Sotto il sole di Roma si è aggiudicato 3 premi. Il Premio Internazionale della Critica, il premio per la migliore regia, il premio per il miglior film italiano.